Eccoci qui puntuali attorno per cena, 02 3860 2359 per parlare in diretta e poi vi ricordo dalle 20.30 ci trasferiamo su Tele Lombardia con Feltri preso a parole ed Iceberg, per cui se vi volete annoiare mi seguite tutte queste ore. Vediamo chi mi è venuto a trovare sul divano, Francesco Rizzati dell'associazione Enrico Berlinguer, buonasera Francesco, ben arrivato. Buonasera Roberto, ciao a tutti. E Alessandro Corbetta della Lega Nord. Potrebbero essere padre e figlio. Esatto, stavamo giusto valutando che ha un anno meno di mio figlio. Perfetto. Quindi potrebbe essere tuo figlio. Sì. Ecco, però tuo figlio è leghista? Assolutamente no. Male, tuo figlio che area vota? Area di sinistra. Area di sinistra, vota, quindi ha seguito le orme del padre. Vota con suo papà, però la sua autonomia. Sì, non mi dire che vota PD perché non è sinistra. No. Vota come suo papà, però la sua autonomia. Non... Sì, no, ma mai ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Cosa pensi dei giovani che votano Lega? Non ho capito. I giovani che votano Lega? I giovani votano Lega perché hanno trovato dei riscontri e dei contatti, dei legami, diciamo, dei politico-sociali che altri partiti non sono stati in grado in questi anni di garantire, compresi quelli che ho frequentato io. Quindi è normale che in tante situazioni ci siano giovani in gamba, come quello che ho di fianco adesso, che abbiano trovato nella Lega un punto di riferimento. Dopodiché è evidente che sulle politiche concrete siamo in un'assoluta differenza. E tu di quelli della sinistra, però sinistra vera e non quelli che conosci? Beh, io rispetto molto di più i ragazzi della sinistra vera che quelli del PD, ma per un semplice motivo. Nella sinistra vera ci sono degli ideali, dei valori storici che vengono ancora portati avanti. Poi non condivido come la sinistra è cambiata negli anni, che ha abbandonato più i lavoratori e i poveri della nostra gente per abbracciare, diciamo, altre politiche che appunto non trovano molto riscontro oggi nella società. Però apprezzo l'ideale sicuramente della sinistra storica, tant'è, questo lo dico, che quando ero piccolino, 14 anni, ero da quella parte lì, quando ero alle medie. Mi fa piacere. Poi dopo sono maturato. Poi è aperta la discussione, come so dirsi. Beh, però ci sono cresciuto, anche tanti della tua età cui non gliene di cui... Cioè, ai quali non frega proprio niente la politica, non interessa. Ma questo è il problema della mia generazione. Che non so se abbiano ragione o torto, visto gli esempi che arrivano. Magari si vivono meglio la vita. Ma ci sono cambiamenti, Roberto, perché basta guardare il dato elettorale e la partecipazione al referendum costituzionale, nessuno si aspettava questa partecipazione dei giovani. Ho capito, ma lì c'era da mandare a quel paese uno che gli stava sulle balle. Esatto, dai. Scusa, ma le motivazioni per i quali questo signorino... onnipresente sui media da 2 anni, con tanto glamour, tanta capacità di inventarsi retoriche commestibili dai giovani, diciamo così, perché è stato così, messo sotto proprio dal voto giovanile? Perché comunque hanno capito benissimo che si trattava sostanzialmente di un grande bluff, che politiche concrete, prospettive di vita, di futuro per i giovani, in quel modo lì, con quelle modalità, con quelle proposte, non ce ne sono. Non ce ne sono, e il voto all'80% contro, è un voto chiaro da parte di una generazione, che dice basta, prendici per il naso, noi vogliamo essere protagonisti del nostro futuro, però ci dovete dare lo spazio per poterlo concretizzare. Ma su quello sono abbastanza d'accordo. Poi... è vero che ci sono stati degli esempi in questi anni che hanno portato la mia generazione a staccarsi dalla politica, ma come diceva Kennedy, è una cosa che mi piace molto ricordare ai ragazzi della mia età e anche quelli più giovani, puoi anche non occuparti della politica, ma la politica si occuperà sempre di te. Quindi i ragazzi devono informarsi, capire cosa succede, perché ne va del loro futuro, ne va del loro presente anche. Dire sempre no, oppure dire fa tutto schifo, sono tutti uguali, sono tutti ladri, non è vero, perché anche nella politica, come in qualsiasi altro settore della società, c'è brava gente che porta avanti le proprie idee e cerca di darsi da fare per il bene dei cittadini. E poi c'è gente che invece è meno onesta e deve essere mandata come via. Come la trasmissione è anche un po' discorsiva, la tengo. Cosa avete fatto oggi di buono? Beh, io di buono mi sono occupato ovviamente delle mie attività, e poi anche per quanto riguarda la famiglia ho una situazione abbastanza complicata e non prevista in questo momento da affrontare, e quindi ovviamente siamo tutti quanti discretamente presi da questo.
Per quanto riguarda la politica, cerco sempre di buttare un occhio di attenzione sui social, perché comunque larga parte oramai della popolazione in generale, ma dei giovani in particolare, sta sui social, guarda, controlla, verifica quello che si dice, che succede, e quindi ovviamente non ti puoi dimenticare di questa parte anche dell'attività politica. Poi stiamo ragionando come sinistra, ci è aperto questo confronto importante nella sinistra non PD, in questi mesi, in queste settimane si stanno preparando i congressi sia di Sinistra Italiana che di Rifondazione Comunista, quindi è aperta una discussione su come, diciamo così, riprendere slancio, partecipazione, capacità di proposta e di lotta dopo la grande vittoria referendaria. Ecco, questa è una stagione secondo me molto importante, che dovrà portare finalmente alla ricomposizione della sinistra, al fatto che si capisca che le gambe del tavolo italiano non sono solo il PD da una parte, la destra dall'altra, Lega compresa, e il Movimento 5 Stelle, che in questo momento ha la titolarità dell'opposizione, quasi, però non si capisce sulla base di quali contenuti, vista, diciamo così, la loro complessità, la loro articolazione. Manca la gamba della sinistra, e questo tavolino rischia di cadere continuamente. La gamba della sinistra va costruita, è evidente, partendo chiaramente dalle difficoltà, dalle sconfitte che abbiamo avuto in questi anni, ma dicendo concretamente che cosa vuole fare la sinistra. E vuole sostanzialmente fare una cosa: impedire che l'elite che hanno governato il mondo in questi anni, e sono state battute in più contesti, compreso Trump, che oggi si insedia, e questa è la fotografia perfetta di un fallimento di quelle classi dirigenti, e anche in Italia c'è il riflesso di questo fallimento. Vale per tutta l'Europa, però dice, vale una per roba l'Italia. Ridiamo potere al popolo, Trump, che non è male come... Sì, perché comunque il ragionamento è che con oggi finisce la fase delle dichiarazioni fra virgolette dell'aria fredda, da domani comincia la stagione dei fatti concreti, e verificheremo come virerà e come concretizzerà eventualmente un enunciato importante come questo, un enunciato che gli ha fatto vincere le elezioni, per capirci, perché sono le stesse cose che diceva Sanders, cioè il candidato democratico di sinistra, che comunque è stato osteggiato dall'establishment democratico, che voleva a tutti i costi che vincesse la Clinton. Bene, la Clinton ha vinto ed è stata sconfitta, perché non è più capace questa realtà politico-sociale di parlare alla complessità della società. T'avevo chiesto cosa avevi fatto oggi. Siamo finiti su e Trump. Sei finito a Trump. Beh, ma va bene, dimenticarsi, no? Come dimenticarsi del vestito della signora Trump? Come dimenticarsi? Senti, Corbetta, tu invece Trump, cosa hai fatto di buono è un bel oggi? Vedere, Corbetta, comunque, esci da Trump, cosa hai fatto di buono oggi? Era un elogio estetico, non so se... No, oggi, vabbè, oltre al lavoro mi sono ritagliato uno spazio per pensare anche al mio comune, perché sono consigliere comunale. E ho portato avanti, ho iniziato a scrivere due mozioni sostanzialmente, una per in una fabbrica a Besana sono ancora presenti dei rifiuti abbandonati, tossici, quindi questi per farli rimuovere, e un'altra per portare la fibra ottica a Besana, anche per aiutare imprese, per aiutare i giovani nella connessione a internet. Credo che siano due cose che nel mio piccolo, per il mio comune... Dimmi una cosa anche tu su Trump, da Besana a Trump. Allora, io Trump ho ascoltato il discorso mentre venivo qua, devo dire che alcuni passaggi mi sono piaciuti, mi piace l'idea della persona che parla dei problemi veri della gente, per questo ha vinto alla fine Trump, ed esce da quelli che sono i poteri forti classici americani, cioè lui da solo ha vinto contro tutti, e mi piace il concetto di pensare al bene del proprio paese prima di tutto, cioè pensare al lavoro, pensare a tenere le aziende negli Stati Uniti, evitare di perdere il lavoro, che secondo me è il primo dei problemi e deve essere il primo degli argomenti che la politica anche nel nostro paese deve toccare. E per arrivare appunto al nostro paese, anche qui c'è bisogno di pensare prima a casa nostra e prima a mantenere il lavoro in Lombardia, al nord, in Italia, in quanto negli ultimi anni ho visto troppe aziende chiudere, troppe aziende delocalizzare. Una delle cose principali che lui ha detto e che spero porterà avanti è quello di evitare la delocalizzazione sostenendo le imprese all'interno del proprio Stato. Una cosa che dobbiamo fare anche noi qui, perché troppo lavoro se n'è andato fuori dall'Italia. Tornando a casa nostra, le drammatiche notizie, che sono anche belle notizie, perché non si sperava in un epilogo tanto fortunato. Ci sono
10 sopravvissuti, tra cui 4 bambini. Si continua a scavare, vivi moglie e figlio del cuoco, il poliziotto e la sua famiglia. Vedete i soccorritori che entrano, in questa immagine girata dall'alto, che entrano in quel che rimane dell'hotel. Anche qui tante polemiche, secondo me, giuste, no? Sì, polemiche importanti barra incredibili, nel senso che, cioè, io vorrei essere chiaro sotto tanti punti di vista. Lo sappiamo, il nostro è un paese con tante difficoltà, è un paese in cui ci sono sostanzialmente una parte importante della popolazione che si occupa del proprio privato, se ne frega del pubblico, tanti fanno di tutto per logorare lo Stato e ridurlo all'impotenza, i risultati poi si vedono concretamente nei territori. Per cui, se ci sono state difficoltà clamorose nell'intervento a soccorso e a sostegno dei terremotati, in particolare in quest'ultima settimana, e questo è tutto spiegato dalla storia del nostro paese. Dopodiché ci sono i fatti incredibili come quello di oggi, di questi giorni, di queste ore, di questo albergo. I più informati hanno dato un'occhiata alla storia di questo albergo, come è stato edificato, quali condoni abbia avuto, in quale luogo sia stato edificato, esattamente sotto il canalone che porta poi la valanga a distruggerlo. Quindi è chiaro che ci sono delle responsabilità umane incredibili. Ma detto questo, è sottolineato e non dimenticato mai questo, perché le responsabilità vanno comunque sempre attribuite in questo momento. Io mi farebbe davvero piacere che la gente tutta fosse di fianco a quelle persone che stiamo vedendo in questo momento nell'immagine, che sono quelli che da 3-4 giorni si stanno massacrando per cercare di salvare vite umane, ci sono riusciti, e qui ci vuole evidentemente un grande applauso a queste persone in questo momento, indipendentemente da tutto, in questo momento tutti, per favore, cerchiamo di evitare le polemiche politiche in queste ore, evitiamo episodi di sciacallaggio in queste ore. Uniamoci tutti con queste persone che stanno salvando vite umane, dopodiché ci sarà il tempo per fare tutte le nostre analisi, i nostri approfondimenti e attribuire le responsabilità che vanno attribuite. Ma io personalmente, per capirci, dalla testa del ragionamento, se alla testa della Protezione Civile oggi c'è un ingegnere, che non è figlio dei rapporti politici come quelli che abbiamo avuto prima, come Bertolaso, che tentano ancora di tirare fuori la testa dopo averne combinate peggio di Bertoldo. No, questo è un tecnico che è stato messo lì a fare il suo lavoro. Per favore, aiutiamolo, perché se lo aiutiamo probabilmente questi episodi in futuro non si ripeteranno con questo livello di drammaticità. Corbetto. No, io chiaro che mi unisco a tutte le persone e ringraziamo, ma è doveroso ovviamente, siamo al loro fianco, tutte le persone che in quelle zone stanno lavorando per salvare vite, stanno lavorando per riportare un po' di normalità e a dare una mano alle persone che hanno subito il terremoto e questa grandissima nevicata. Chiaro, dopo l'emergenza però ci sono delle questioni che vanno affrontate, perché è vero quello che dicevi del abuso edilizio condonato, certo. E ce ne sono poi in Italia di situazioni del genere, ce ne sono tantissime. Hai visto in quale punto è stato costruito quello del... Sì, ho visto. E poi c'è un'altra cosa che però grida vendetta. È la questione che quelli dalla mattina hanno chiesto aiuto e all'inizio addirittura dalla prefettura, dalla questura, hanno dato come falso allarme il loro aiuto. Certo. Poi gli hanno detto che lo spazzaneve doveva arrivare alle 15, poi doveva arrivare alle 19, alla fine non è arrivato, è arrivata una valanga, purtroppo, che ha seppellito quelle persone. Ora, questo fatto qua, se ci fosse stato un intervento migliore e un'attenzione maggiore, magari avremmo salvato qualche vita. Grazie a Dio alcune, oggi 10 persone sono state portate in salvo, spero che verranno portate in salvo tutte, però si evitava una situazione che comunque deve essere affrontata, perché lì ci sono delle responsabilità oggettive. Ne parliamo dopo. Però mi sembra, ma anche altre questioni ho letto oggi, ci sono ad esempio tre elicotteri che sono stati lasciati fermi perché non si sapeva se dovevano essere i pompieri o i carabinieri a guidarli. E tutto questo deriva da che cosa? Dal fatto che con una riforma di Renzi è stata abolita il corpo forestale e dopo l'abolizione non è mai questi tre elicotteri non sono mai stati assegnati o all'una o all'altra forza e sono lì fermi, piuttosto che 5 spazzaneve fermi a Teramo perché anche lì non ci sono le persone che li guidano,
5 spazzaneve che noi abbiamo pagato, ha pagato i cittadini, sì, certo. E non sono state formate le persone per guidare quei 5 spazzaneve. Oggi ho visto un post di Enrico Mentana che con questa foto di alcuni generatori di corrente fermi da giorni, per cui aspettiamo la fine dell'emergenza, sì, dopodiché... Sì, ricordiamoci che in Abruzzo in questo momento ci sono 60.000 persone che non hanno l'energia elettrica. Immaginate che cosa significa con il freddo e tutto quanto. Sono morte altre 5 persone proprio per queste condizioni disperate in cui sono costrette a vivere. Certo, perché questo è il risultato... cioè, a me fa piacere che anche tu abbia colto le difficoltà, le abbia sottolineate. Questo è importante, perché ci fa ragionare tutti quanti sul fatto che se si insiste, come è stata fatta e praticata una certa retorica e poi anche una scelta conseguente di riduzione delle funzioni dello Stato, tu poi arrivi alla fine che abolisci il corpo forestale perché ci sono tanti raccomandati a fare nulla in giro per il meridione, ok? Dopodiché però quando ti servono i fatti concreti sei senza strumenti. Abolisci le province che si occupavano di territorio, come ben sai, di strade e quant'altro, perfetto. Cioè queste cose qua vanno dette, voglio dire, una razionalità nella gestione delle funzioni e delle risorse dello Stato deve essere messa in campo. Noi non possiamo andare avanti a spadonate, a tagli e poi illuderci che la macchina possa funzionare. No, la macchina se viene tagliata alla base è ferma, come i generatori di Mentana, questo è il dato vero. Quindi se ci fosse un minimo di serietà, preso atto delle difficoltà complessive del nostro paese, quante ne sono che diciamo che il nostro territorio deve essere ripreso davvero dall'inizio, ripensato, ricostruito, potrebbe essere una fonte di investimenti, di lavoro incredibile. Perché siamo sempre dietro a inseguire le emergenze, i disastri, sempre a rincorrere, sempre a buttare soldi nel grande calderone delle emergenze. Ma la prevenzione, che è quella roba che garantisce lavoro e futuro, su questa cosa qua, ci vogliamo impegnare seriamente tutti quanti? Allora, parliamo anche delle cose di casa nostra, di Milano. E questa giunta ha trovato il solito sistema per far cassa, perché... raddoppiano gli autovelox, entro l'estate ne arriveranno altri 7 nuovi, da Fulvio Testi a Via di Missaglia, insomma c'è tutta la mappa sui quotidiani online di dove vengono installati questi autovelox, che non sono per dire alla gente di andare piano, o no? Ma no, sono anche questa fotografia del fallimento progressivo della cosiddetta funzione pubblica, teorizzata e praticata, come ho già sottolineato prima. Allora, cerchiamo di capirci, perché vengono fuori queste informazioni sulle cose concrete che ci saranno poi nel prossimo bilancio del Comune di Milano? Ma perché, ovviamente, se hai perseguito per 20 anni una politica di tagli agli enti locali, poi i risultati sono questi. Hai delegato sostanzialmente, hai tagliato i soldi agli enti locali e ai comuni, anche quelli più importanti, e gli hai lasciato in mano il pallino del adesso le risorse te le recuperi. Guarda la mappa degli autovelox a Milano. Che, sì, allora, questi gialli sono quelli in arrivo, certo. E gli altri sono quelli che già esistono. Esatto. Praticamente ci hanno accerchiati, esatto. Dove poi nuovi confini per la ZTL ecologica, vabbè, ma ci hanno accerchiati e praticamente la gente che va al lavoro è ostaggio di questa roba. Diventa davvero una situazione che rischia di essere ingestibile per tante situazioni. Io, per carità di Dio, mi va tutto bene, uno sviluppo con meno auto, meno inquinamento, per carità di da anni sostengo... queste posizioni, ci mancherebbe, però devi adeguare i mezzi, assolutamente, devi essere conseguente nelle politiche che decidi. Se decidi di fare una politica ambientalista devi essere coerente dall'inizio fino alla fine. Dopodiché però insisto, il punto vero non sono tanti questi, diciamo, rimedi per cercare di fare cassa. Io la cosa che mi ha impressionato è stata la discussione, è stata fatta ieri in giunta proprio sulle cifre del bilancio prossimo del Comune di Milano, quando mi sento dire dal neo assessore alla partita che bisogna fare una valanga di tagli in tanti contesti, cominciando da welfare, cominciando per esempio dall'assessorato alle politiche sociali di Maiorino, però, al quale viene tagliato 52 euro in più a bambino per le materne. Cioè, quindi 20.000 famiglie che vanno a pagare 52 euro in più a figlio che hanno nelle materne.
È una roba di sinistra, sì, questa qua? Ma assolutamente no, perché il punto vero è che se tu sei obbligato, per far quadrare il bilancio, ti stavo dicendo Roberto, a tagliare il 20% dei soldi all'assessorato delle politiche sociali, cioè Maiorino su 500 milioni che aveva a disposizione ne vedrà tagliati 126, cioè vi rendete conto di cosa stiamo dicendo? In una città che, come sapete, ha le dinamiche che conosciamo, invecchia, e invecchiando la popolazione aumentano le persone in difficoltà e in sofferenza anche dal punto di vista sanitario, l'abitazione è una cosa ormai riservata agli ambienti, agli affluenti, ai ricchi, a quelli che arrivano con tanti soldi a fare la nuova Milano, quindi c'è anche qui una contraddizione, perché mentre Milano invecchia arrivano anche dei giovani a dare nuova linfa, però il problema dell'abitazione sembra una cosa drammatica, sempre per i ceti popolari ovviamente, per quelli che i soldi non ce li hanno. Questo è il punto vero. Allora, cerchiamo di capirci. Non è possibile accettare ancora queste politiche di tagli agli enti locali. Perché se stiamo qua a discutere di un taglio del 20% all'assessorato di Maiorino che si occupa di queste problematiche, capite che cosa se ne ricava. Poi è chiaro di fare salti mortali, inventarti cose brutte, diciamo pure. Beh, come questa per cercare di far cassa. Guarda, lui comunista, io leghista, però su alcune cose andiamo d'accordo, sulla questione del taglio agli enti locali. Guarda, quello che però chiedo... Aspetta, se ci rifletti c'è un perché. Ma chiaro, perché anche inizialmente poi voi avete delle posizioni. Perché se hai un, legame col territorio, chiaramente. Però allora a questo punto, vista la sensibilità sul taglio agli enti locali, che si vada avanti però sui discorsi dell'autonomia e del federalismo, cosa che... cioè in generale sempre la sinistra dal Partito Democratico, quella più estrema, ha sempre detto di no, vedendola come una cosa solo della Lega. Per cui o apriamo un dibattito serio. Ma tu ti riferisci a questa roba di Maroni che vuol fare il referendum? Io voglio che Maroni convochi il referendum. Ma domani, deve convocare il referendum. Anche perché. Lui ha fatto una battaglia per tenere dei soldi in Lombardia, il 75% delle tasse, e quella è l'unica carta che ha in mano per porre quella questione fortemente a livello centrale. Per cui, ragazzi, la Lombardia perde 54 miliardi di euro ogni anno tra le tasse che dà Roma e quello che riceve indietro, che è una cifra enorme, e di quei soldi ne abbiamo bisogno per aiutare le persone, per abbassare le tasse, per mettere in sicurezza infrastrutture, eccetera, per l'ambiente, per tutto abbiamo bisogno di quei soldi, e quei soldi ci servono. Per cui i tagli agli enti locali, ha ragione, poi è vero, ci sono i tagli, ma ci sono anche i modi per fronteggiarli. Secondo me mettere autovelox in ogni angolo di Milano è un modo brutto per far cassa sulla pelle della gente che lavora tutti i giorni, perché la gente che si muove in macchina o con i con i camion eccetera a Milano e nelle parti, appunto, soprattutto nelle parti di entrata a Milano, perché sono messi in tutte le strade di entrata e di uscita a Milano, è gente che viene a Milano a lavorare. Perché il discorso di adeguare il sistema di trasporto pubblico? Perché in Lombardia, che dovrebbe essere la regione, e tante volte lo diciamo, che la regione migliore dal punto di vista del trasporto pubblico, merita di più, ma per avere di più servono i soldi. Dal momento in cui non ci sono i soldi, io da Besana a Brianza ci metto un'ora in treno per venire a Milano, e sono più incentivato a usare la macchina per venire a Milano. Hai perfettamente ragione, dopodiché però insisto, tu sai benissimo che esiste la famosa piramide che parte da Bruxelles e arriva fino a Besana a Brianza, che è quella roba che impone comunque queste politiche. Dopodiché, sulla gestione dei nostri soldi, io voglio dire, non sono d'accordo su questo sviluppo incredibile di autovelox per fare cassa, perché è un mezzuccio di risulta, capisci? È una scorciatoia quando sei incapace di mettere in campo altre politiche, questo è dato vero. Dopodiché però, se le politiche che si fanno comprendono anche lo sperpero di soldi pubblici buttati in autostrade inutili, dovresti saperne qualcosa e sai benissimo di che cosa sto parlando, capisci che c'è un modo per cercare di tenere le risorse e utilizzarle per le cose importanti e non buttarle per soddisfare gli interessi di certi settori imprenditoriali che sono più affini, perché noi abbiamo buttato una valanga di soldi in autostrade inutili in Lombardia, non in Calabria, in Lombardia. Quindi per favore, se la priorità è il servizio pubblico, mi sembra che siamo d'accordo, perché è chiaro che va rivisto tutto un ragionamento, perché tra Ferrovie Nord e ATM qualche ragionamento si è cominciato a fare, spero che si arrivi a chiudere una partita importante sui trasporti, come sulle case fra Aller e Comune di Milano.
Io sono d'accordo nel seguire queste linee, cercare di trovare, di fare sintesi, perché fare sintesi aiuterebbe tutti quanti a utilizzare meglio le risorse poche che abbiamo a disposizione in questo momento. Però non voglio nemmeno più che vengano buttate alla capocchia come è stato fatto in questi anni. Sì, poi allora parliamo di infrastrutture. Anche i nomi, Brebemi, immagino. Cioè, E non solo. Però è vero anche che, cioè, io ci ho messo un'ora per fare 20 chilometri adesso a quest'ora qua, per cui soprattutto fuori Milano delle strade che possano alleggerire il traffico, secondo me, se fatte con il cervello e dietro degli studi comprovati, secondo me servono. Una strada pedemontana può servire, perché va a alleggerire tutto un grandissimo traffico che oggi va a congestionare Milano, per cui parliamo di infrastrutture, ragazzi, siamo in 10 milioni, siamo una delle aree più densamente popolate d'Europa. Aspettate che attivo un attimo il telefono, che abbiamo parlato anche abbastanza, intanto, perché mi piaceva dialogare, perché certo, quando due di due forze politiche opposte dialogano, a volte mi piace anche. Pronto, se hanno cose da dire. Ciao Poletti, buonasera a tutti. Chi sei? Sono Maria. Maria, allora, cosa hai fatto tu di buono oggi? Dai. Vabbè, di buono intendi dire non cucinato, no? Di buono. Ma può voler dire. No, guarda, conoscendomi, può voler dire anche cucinato. L'orario si presta, Allora, no, dimmele tutte e due: la cosa buona e cosa hai cucinato di buono. Facciamo prima. Vabbè, cucinato a pranzo dei raviolini al prosciutto crudo, burro, salvia, basilico, niente male. Sì, ma hai comprato quelli già fatti, no? Sì, e poi un'insalatona di insalata mista, poi noci e salmone, quindi insomma. Direi arancio affettato, basta. E per la cena? Ma per la cena adesso non mi sono ancora messa in moto, però stasera niente, penso di mangiare semplicemente del prosciutto con il resto dell'insalata, insomma niente di particolare. Va bene, e la cosa buona che hai fatto oggi invece? Beh, no, buona, io direi che quando faccio qualcosa di buono, visto che io insomma non sono più neanche giovanissima, sono pensionata, quindi di buono mi sono occupata, se vogliamo, della mia casa, insomma, ho stirato, ho fatto le pulizie, chiamiamola una cosa buona, per una casalinga forse una cosa buona, insomma, perché comunque ti occupi della tua casa. Ecco. Certo. Ascolta, perché hai preso il telefono in mano? Racconta. Perché volevo dirvi che proprio poco, diciamo 5 minuti fa, ho sentito sempre da una della Lombardia che oltre le telecamere di cui parlavate, hanno aumentato anche 50 euro al mese gli asili. L'abbiamo detto anche noi, sì. Ecco, e poi volevo dirvi che se ci mettiamo dentro il famoso aumento dei parcheggi, io vorrei anche capire se qualcuno per caso, ma dico proprio per caso, va al policlinico o va al Fatebene Fratelli, cioè in questi posti tu non è che dici vado con la macchina così perché non ho voglia, no? Sei quasi obbligato, perché magari fai la Ma neanche, scusa, anche quelli che vengono a Milano da fuori non è che vengono per respirare, certo, dello smog, vengono per lavorare, no? Tutti quanti. No, ma poi voglio dire, se vogliamo solo parlare dell'ospedale, no? Solo, a me è capitato proprio di lasciarci lì 14 euro sotto, perché alla fine adesso c'è un solo parcheggio sotterraneo, perché tutta la zona esterna l'hanno fatta diventare gialla, quindi non puoi neanche dici beh, azzurra e ci metto lo scontrino e pago anche 5 euro, no. Non c'è proprio più niente, se voi andate lì c'è anche la Corte dei Conti di fianco all'ospedale, no? Quindi una zona, la Mangiagalli, insomma tutta sta cosa, e se tu vuoi andare devi pagare 3 euro all'ora di sotterraneo parcheggio più 5 di entrata nell'area C. Allora io voglio dire, qui noi possiamo essere anche tutti amanti della bicicletta, ma non andiamo tutto il giorno in bicicletta, Poletti, ma qualcuno se ne rende conto che andare lì all'ospedale ti costa 14 euro per stare 3 ore per fare una visita, se vuoi andare con la macchina e non ti senti bene? Cioè io questo vorrei insomma... Senti, quale ultima domanda e poi ti lascio in pace, quale degli ospiti ti sta più simpatico? Beh,
io, allora mettiamola così, io non sono di sinistra. Quindi poi la simpatia e l'antipatia, uno può essere simpatico anche se è di sinistra, quindi diciamo che mi sono simpatici tutti e due, ma io non sono di sinistra. È chiaro. Infatti Marizzati simpatici. Grazie, cioè, buona serata. Buona serata. In effetti ha ragione, no? Sì, ha ragione, anche se però... Non sull'ultima parte, no? Ci sono, proprio il problema del traffico, parcheggi, auto e quant'altro. Il problema degli ospedali è un problema serio, perché è evidente che è un polo di attrazione non solo di situazioni operative di lavoro, ma anche di situazioni di difficoltà di persone che hanno bisogno di recarsi all'ospedale. Sono migliaia a Milano tutti i giorni e dovrebbero avere, diciamo, un trattamento diverso da quello che hanno, che è parificato a quelli di tutti gli altri. E questo è il ragionamento vero da fare. In più, in questi mesi e anche nei prossimi anni, ahi noi, in centro avremo questo problema pesante della costruzione di M4 che sta bloccando praticamente il centro e sarà peggio nei prossimi anni, quindi conviene a tutti fare un ragionamento sul fatto che dobbiamo sforzarci con tutte le modalità di utilizzare i mezzi pubblici. Noi abbiamo una rete di metropolitane che funziona ed efficientissima in città e l'auto va usata solo in casi di assoluta bisogno e difficoltà. Facendo però un ragionamento per quanto riguarda i poli sanitari, perché sui poli sanitari è incredibile che uno vada lì 3 ore e ci lasci la giornata, questo è incredibile, perché sarebbe intelligente che qualche amministratore, diciamo così, dei poli sanitari e degli incontri di assessorati della città e si trovi un accordo. Io questo problema qua me lo sento ripetere da anni. Continuiamo a dirlo, fate qualche cosa, non si muove nessuno. Corbetta, perfetto. Che poi il parcheggio sotterraneo e poi... Quando si sale sopra bisogna sempre avere la carta di credito o il portafogli, perché sono sorprese anche lì. Corbetta. Ma è chiaro, a Milano c'è un problema parcheggi. È vero che bisogna far passare questo concetto a lungo termine di rivedere la mobilità, però non si può neanche obbligare la gente a non usare la macchina oggi, nel senso. È chiaro, la giunta va in quella direzione lì, visti anche gli aumenti dei parcheggi in centro, però... io credo che a volte oggi resti comunque un mezzo per raggiungere zone di Milano che con i mezzi fai fatica a raggiungere, certo. o che comunque ci metti un tempo elevato. Per cui Milano deve avere un sistema di trasporto pubblico potenziato ancora di più. Cioè la metro, siamo arrivati adesso, abbiamo finito la metro 5, stiamo facendo la 4. Sì. E Milano avrebbe bisogno di un sistema metro che non si fermi poi ad esempio anche a Sesto San Giovanni, ma che arrivi fino a Seregno piuttosto che... Piano piano, pronto? Pronto. Come si chiama? Io mi chiamo Francesca. Non ho capito il nome. Francesca. Francesca, da dove sta chiamando? Da Rozzano. Da Rozzano. Mi dica, dai. Io le voglio dire che andare a Milano, Forchetti, io e mio marito, prendiamo la pista di 10 euro. Non ho capito, andare a Milano lei e suo marito? Si spendono. Alla clinica San Giuseppe? Sì. Siamo 10 euro al giorno. Lei mi dica, ho 1.000 euro in due, possiamo... Non si sente bene la telefonata, signora, no, però quanti euro spende, provi a dire? 10 euro. 20. 20, una volta capisco 10, una volta 20. Signora... Che telefono ha, signora? Il cellulare. Il cellulare? Ma si metta dove prende la linea? Allora, io prendo il 28 da Rossano. Vado a Rossano. ma non grazie, signora. Non sento. Chiamatemi e passatemi telefonate. Comunque, sì, un po' più chiare. Guarda, neanche farlo apposta, purtroppo, usiamo questo termine, ho avuto bisogno di frequentare l'Humanitas di Rossano. In queste settimane anche lì il parcheggio è praticamente come quei poli sanitari milanesi centrali, 2 euro all'ora, e se ti fermi 3 ore devono mangiare anche col parcheggio, sei rovinato. Per questo insisto, bisogna che qualcuno ci ragioni. Aspettiamo, vediamo se è lei. Pronto? Roberto. No, non sei tu. Abbassa il volume, come ti chiami? Sono Antonietta. Abbassi il volume del televisore. Oddio, adesso lo abbasso, sì. lo abbasso subito. Un attimo solo. Ecco, va bene così? A me sembra di sì. Niente, volevo darti un saluto perché fra un paio di giorni me ne vado in su.
Ma te ne torni al paese? Eh sì. E ti mancheremo. E chi ti devo salutare? Per me mi manca, sì, sono le mie radici. Saluta tutti, ma soprattutto dei due ospiti, quale preferisci? I due ospiti? I due ospiti, guarda, sicuramente quel signore della Lega lo sento molto. Perché, non so, sono persone diverse, sono chiare. Se sento parlare quel ragazzino che avevi ieri sera lì del PD, che è tutto un parlare e niente conclude, non c'è concretezza, ma sembra che gli abbiano fatto il lavaggio di cervello. Va bene, ti ringrazio, ti voglio solamente dire che non l'avevi abbassato il televisore, però ti perdono. Esatto. Eh? Non l'avevo abbassato? No. Allora ti do un caro saluto, guarda che le mie amiche di Tellaro, della Spezia, ti salutano caramente perché ogni tanto ti vedono da Del Debbio. Ma come mi piace quel Poletti! Ma come mi piace! Ho detto, guarda, ce ne vorrebbero di Poletti in Italia, te l'assicuro. Sai dove Comunque, vado? Questo è quanto, eh? Sai dove vado lunedì io? Dove vai? Ad Agrigento, la conosci? Dove? Ad Agrigento. Ah, laggiù. E cosa vuoi fare ad Agrigento? È una terra che ha dato i natali a uno famoso, sai chi? No. Beh, Alfano non viene da quelle parti. Per l'amor di Dio, non nominarmelo neanche, va, che quello lì da quando è arrivato, quello è arrivato alla Iella proprio. È pure Iellato, e no, è sfigato. Va bene. Ma no, non si dice così. Ma no, è sfigato tra lui e Renzi, guarda. Si dice che non ha il quid. Ne abbiamo visto di tutto e di più. Grazie, cara, che avevi un volume brutto dietro. Grazie. Come si dice al posto di sfigato? Si dice che non ha il quid, si dice. Però uno che riesce tutti questi anni ad avere con zero voti. Ma sospetto anch'io che... Cioè, ce l'hai il quid. Che Berlusconi stavolta non l'ha imbroccata, mi sa. O che cioè, il quid è la cadrega. Però bisogna essere intelligenti per tenere tutte queste poltrone importanti. È un personaggio che... Però... No, lo so. Non è difendibile. Cadrà. No, ma lo so. Sfondate una porta aperta. Io sono andato a vedere... ma lo ha fatto anche tante altre persone. Come ha gestito la roba dell'immigrazione? Va a fare un giro in Tunisia, la prima cosa che Mamet, fa, porta i fiori sulla tomba di Bettino. So. E dopo infatti ne parliamo di questo. Pronto? Buonasera. Buonasera Poletti, buonasera agli ospiti. Bene. Buonasera caro. Il mio audio va bene? Perfetto. Il suo audio va bene? Allora mi dice anche cosa ha mangiato, cosa mangerà? Ancora. Ah, io ho mangiato due cioppini integrali con il panerone di Lodi, che è un formaggio molto consigliabile perché è molto dietetico, molto leggero, molto digeribile, e c'ha quel pizzichino che stimola l'appetito. Poi più tardi un brodino con le pastine all'uovo, per sistemare tutto. Non male. Da dove chiami? No, riguardo Alfano. Ma è intelligente, dall'intelligenza ho avuto una grossa povera, grossa come tutto il territorio italiano. Perché secondo me quella non è intelligenza, quella è povera. Povera e buoni sostegni, perché oggi viaggiamo in una società dove non è importante essere efficienti, è importante avere le buone conoscenze, i buoni appoggi. Quando uno fa una domanda, specialmente in certi agglomerati, che io mi sono sempre mantenuto alla larga dagli agglomerati, a un certo punto compare una voce che dice l'interessato è raccomandato da, è presentato da, se ti presenta il ministro, il parlamentare, la persona di un certo collegamento, tu puoi essere anche il più deficiente d'Europa, che non sa fare neanche l'occhio al bicchiere, ma in quale agglomerato ci entri. Non fa invece una piega. Non, sai chi. Perfetto. Non fa una piega, grazie. Avete perfetto. Spazio lì? No, senza andar via, avete spazio, allora fate spazio assolutamente sì. A Silvia Sardone di Forza Italia. Buonasera. Buonasera. Preferite, visto che qui dopo si ferma anche a Tele Lombardia ad Iceberg. Se mi vuole mi fermo. Va bene, si fermi anche ad Iceberg. Dipende chi c'è, insomma. Secondo me c'è ad Iceberg stasera una persona che le farà girare un po' le scatole.
La Malpezzi? Sì. No, allora non mi fermo. No, sì, c'è un progresso. C'è la Malpezzi del PD che dice di quelle cose. Oh, le più simpatiche le inviti tu. Le invito apposta. Vediamo, allora, ce l'hai ancora qualche minuto per restare con noi? Allora ascoltiamo un'altra telefonata. Buonasera. Pronto? Pronto? Ciao! Ciao! Come stai? Io bene, come? Tu più che altro mi preoccupo. No, io sto bene, senti. Sicura? Sì, sono sicurissima. Come ti chiami? Una cosa. Scusa, ma come... cosa avete messo in quella trasmissione lì, tutte quelle donne che ballano? Ma tirale via! Va bene, adesso ne tiro via tre o quattro. O tutte? No, ma tutte! Vatti tu! In quella posizione lì. Ma sai quante volte che ti aspetto? Va bene, senti... Sai quante volte che ti aspetto? Sì. E non ti vedo più? È perché ci sono le donne che ballano che mi coprono. Dai! Dai che sei forte! Senti, ma da dove mi chiami? Da Milano. Ma cosa... l'indirizzo esatto, signora, ma che dopo... No, io voglio sapere che cosa ha bevuto la signora. Io ho bevuto. Sai chi ha bevuto? Chi? Te lo dico io, loro due. Quei due ospiti che hai. Hanno bevuto? Sì, quelli sono ubriachi. Io l'acqua ho bevuto prima. Non credo. Perfetto. Non credo proprio. Ok, abbiamo altro da dire. No, se vuoi dirmi qualcosa tu. Ma scusa, t'ho già dato dell'ubriacona, cosa posso fare di più? Non essere timido, digli le due parole dolci, una poesia così, improvvisa. Una domanda? Ma c'è... Fammi qualche domanda. Sei fidanzata? Sì. Sei fidanzata? Poletti si vergogna, ma voleva sapere se eri fidanzata. Lo vuole da me la domanda. Diglielo tu. Quanti anni hai? No, tu non mi piaci. Io quanti anni ho? 60. Quanti? 60. Una ragazzina. Vabbè, infatti va così. Una ragazzina. Quindi sì, avrai... 5-1. Dimmi, fammi delle domande. Senti, ma forse ci sono degli specialisti in questo che ti possono aiutare, facendo delle domande. Vabbè. Ci possiamo salutare? Ma mi dispiace. No, mi metti giù così. Mi stai spezzando il cuore. Beh, ti faccio... Ti faccio... E non ti trovo mai. Se è colpa di quelle... Sono innamorata di te. Lei aveva intuito, io c'ero arrivata. Ciao, grazie. Il fiuto femminile. L'avevo intuito io. Vabbè, la signora era un po' allegra. Secondo me... Ma sono tutte così le tue ammiratrici? Allora, si sta parlando molto. Beh, abbiamo parlato anche di cose serie stasera. Ci sa anche la signora... Certo. È un po' ubriaca, dai, pronto? Speriamo un po'. Buonasera. Buonasera. Lei è ubriaca? Assolutamente no, sentendo con la signora io ne ho 82 anni. Oh, la Madonna, 82 anni, sì, ma che bella voce che c'ha. Sì, adesso sì, perché ho fatto un po' di cure. Che cure ha fatto per avere questa voce? No, ho curato 42 anni mio marito con tutti i tumori multipli, tutto quello che vuoi. 42 anni. E quando l'hai perso? Nel 2014. E adesso... Ma mia figlia di 17 anni, tumore che lei. 4. Io sono sola. Sei da sola a casa, no? Ma io sì, non voglio chiamare nessuna cooperativa così, perché non mi fido, ho paura. Perché... Scusami, ci sono questi qua che manda il comune ad aiutare le persone, giusto? Io, guarda, del comune sono incazzata nera. Per quale motivo? Mio marito era 100% di invalido. Aveva una macchina con i pedali speciali sinistra per le gambe, perché la macchinetta piccolina, vecchia, ma erano le sue gambe.
non mi ha dato il posto macchina perché non ce l'aveva. Mio marito dopo pochi mesi purtroppo la situazione è stata quella che è. Io ti garantisco, adesso stasera sono riuscito a parlare, perché Poletti tu mi piaci tanto, sei una persona che dice le cose chiare, le fa capire anche la più deficiente di questo mondo. E a me piace per questo, ed è la prima volta che io telefono. Di dove sei originaria però? Milano, nata, vissuta, pasciuta, guerra, mica guerra, tutto, senza la casa, senza niente. Io mi sono fatta stasera una piccolissima pizza. Non ho mai comprato una pizza in vita mia, mai, mai. Anche se ho due stampelle, faccio fatica a camminare, ho le mani inconciate, la schiena, ho chiesto la visita, me l'hanno data tra 7-8 mesi. Ma che lazzaroni però, dai! Un momento, te ne dico una più bella. Ma scusami, gli hai detto tutti gli anni che hai, perché insomma li porti bene? No, io ho curato sempre i miei familiari, non mi sono mai curata io. Ho capito, però gliel'hai detto che avevi 81 certo anni. Certo che lo sa. Scusa, ti dico l'ultima. Questa è da ridere. Io adesso rido, ma ho pianto sul giorno. Dall'ospedale sono arrivata in taxi, giusto? Perché stavo male veramente. Poi non riuscivo più ad andare a casa. Mi hanno chiamato l'ambulanza. Prima mi hanno detto 2 ore, ho aspettato 4 ore l'ambulanza in ospedale di Milano. 4 ore, poi mi hanno portato in barella perché io giustamente non riuscivo. Però ho pagato 50 euro, perché io sono ricca, capisci? Vabbè, noi continuiamo, farebbe piacere se mi chiamassi altre volte, ti va? Io se riesco, perché guarda ho fatto una fatica perché so che bisogna farlo subito. Perché se no non riesco. Grazie mille, scusate, saluto tutti. Ma di niente, tutti in particolare. Anche perché sono belle queste telefonate, perché queste sono le persone che hanno fatto grande Milano e per loro bisognerebbe avere un'attenzione speciale, certo. No? Una ti dice che ha 81 anni, ma sta cavolo di visita, fai in modo con qualche sistema che c'è, perché gliela dai magari in un altro posto, che ce l'abbia subito, no? Sì, questo è... Ma anche il ritorno a casa dall'ospedale. Sai quante... Esatto. Perché adesso molte persone anziane hanno problemi. Aspetta, una perché volta... io devo salutare ovviamente Rizzati dell'associazione Enrico Berlinguer. Ciao Roberto, ciao non a tutti. Peraltro, ma perché abbiamo... Ma sì, ma tanto ci però si la Sardone me la lasci, vero? Sì, sì, assolutamente sì. Corbetta può rimanere ancora un po'. Allora, grazie benissimo. Intanto. Ciao a tutti. Segui il tappeto rosso. Ciao a tutti. E il tappeto rosso porta un altro da quella parte lì, che è Giovanni Occhi. Si vogliono bene, non lo sapevo. Che vi vuole... Buonasera. Che non ci conoscevamo. No, che vi conoscevate sì, che vi volevate bene. Buonasera. Perché di solito vi odiate, invece no, vi siete abbracciati. No, noi siamo assolutamente anche amici, non soltanto compagni di lotta. Bene, saluto Giovanni Occhi di Rifondazione. Buonasera a tutti. Stiamo alla telefonata della signora, che a me è molto colpito, Corbetta, no? Dovremmo dargli un tappeto rosso, una corsia preferenziale a sta gente qua e li trattiamo come le bestie. Priorità andrebbe data a queste persone. E purtroppo sono gli ultimi del carro in questo paese che è al contrario. Poi si parlava anche che ha dovuto pure pagare per una visita. Poi una serie di situazioni anche molto toccanti. Ma ci sta però il tarifario, te lo dimentichi di fronte a certe situazioni. Sì, cioè a me dispiace. Si chiude un attimo Silvia. Un occhio. Sì. Io voglio raccontare questo piccolo aneddoto. Ho parlato con delle persone che gestiscono un'ambulanza, perché erano indignate di cosa? Un servizio di ambulanze. Sì, no? certo. E ho sbagliato, giustamente. No, per capire. Allora, spesso loro vengono chiamate da delle persone anziane che stanno male per essere portate al pronto soccorso. Mi dicono che una volta portate lì, queste persone piangono perché non hanno i soldi per i taxi e non hanno parenti. E dicono, per favore, non mi lasciate qua perché io poi non sono in grado di prendere i mezzi pubblici, mi perdo. Per favore, rimanete qua e non ho i soldi per un taxi, come posso fare? E sono rimasti indignati perché invece un ragazzotto di 17 anni, ospitato all'Hub di San Martini,
era ubriaco marcio ed è stato portato al pronto soccorso. Quando è stato preso per essere portato al pronto soccorso, chi gestiva l'hub di San Martini, e lo dico cioè, senza nessun problema, ha detto a quelli dell'ambulanza, poi per il ritorno fagli prendere il taxi, paghiamo noi. E c'è qualcosa che non funziona. Beh, però stiamo parlando di un minore. Perché non è possibile. E allora? È scuola con il minore che beve, a 17 anni, che beve ed è alticcio, ok? Allora noi li paghiamo perché li paghiamo noi col taxi per tornare indietro. Invece agli anziani che non hanno i soldi per prendere il taxi e che vanno in ospedale perché magari stanno male, lì invece diciamo no, appena esci dall'ospedale prendi il primo autobus, prendi baracca burattina e vai a casa. C'è un sistema evidentemente anche di accompagnamento poi a casa che secondo me deve essere rivisto. Al di là dell'episodio del minore che comunque però, sta nella responsabilità di chi ha in carico quel minore, quindi devono assicurarsi. Però il dramma è questo, nel senso che per alcune cose i soldi vengono sempre trovati, sempre. Faccio un altro esempio per non entrare nell'immigrazione. Aspetta che voglio andare da Giovanni, perché al di là dell'episodio del minore, Occhi, c'è forse una città governata da una sinistra che magari dimentica questi ultimi, che sono i primi, perché questa c'è da una vita e ha contribuito a far grande Milano. Ma io, se vogliamo parlare di anziani, a nozze. Nel senso che io già mi sto avvicinando a passi da gigante, quindi incomincio a fare i conti con l'anzianità. Ho una mamma che ha 96 anni. Sei uguale da 20 anni. 96 anni li farà quest'anno, ne ha 95 già fatti. Come si chiama? Si chiama Ave. Ave. Saluto, ma non credo che sia nelle condizioni di vedermi, nel senso che fisicamente sta abbastanza bene. Purtroppo ha problemi di demenza senile molto, molto accentuati, quindi non è in grado di badare a se stessa da sola. Prende 650 euro al mese di pensione, più l'invalidità dell'assegno di accompagnamento di 500. Bastano malapena fra affitto, spese, luce, eccetera, eccetera, eccetera. Se non avesse i figli, no? Quindi è chiaro che sugli anziani probabilmente c'è un problema serio, che sino a quando ci pensano le famiglie tutto va bene, ci penso io e mia sorella e va bene, però non va bene affatto. Cioè, nel senso che la dignità delle persone vorrebbe che sino a quando appunto sono in vita fossero autonomi da tutti i punti di vista. In se una non lo sono, ti costa 3.000 e passa. Esattamente. No, poi vorrei tenerla a casa sino a quando certo. È possibile, insomma. No? Poi è chiaro che da un punto di vista dell'invalidità di altro tipo non è più possibile, magari uno è costretto a pensare a qualcos'altro. Ma e quindi che vi sia un problema degli anziani. Le pensioni minime, la stragrande maggioranza delle pensioni sono a 500 euro al mese quando va bene. Allora c'è un problema serio, perché con quelle cifre o appunto ci sono i figli che ti aiutano, fai la fame, cioè non è che c'è molto da discutere su queste questioni. E quindi è del tutto evidente che una delle priorità dovrebbero essere gli anziani, e non soltanto quando hanno bisogno di cure, ma anche quando hanno bisogno di vivere, semplicemente di vivere. E con 500 euro al mese non si vive. Credo che la riforma Fornero sulle pensioni abbia portato al fatto che anche i giovani prossimi saranno a 500 euro al mese, e quindi stiamo costruendo una società in cui la stragrande maggioranza saranno dei poveri cristi, dei poveretti, costretti a elemosinare la carità dai potenti, da quelli grandi, eccetera. Quindi siccome la carità invece la lascio fare volentieri alla Chiesa, e secondo me la fanno anche bene la Caritas, ma come dire, io vorrei avere dei diritti in una società, i diritti degli anziani non esistono. Poi se vogliamo parlare anche dei provvedimenti di oggi che riguardano invece i bambini piccoli, e gli aumenti che il Comune di Milano si sta prestando a fare, forse è meglio che contrapporre magari l'immigrato sedicenne contro l'anziano, che secondo me non ci porta da nessuna parte. Corbetta, no, dopo Silvia, Corbetta. Ma infatti, ad esempio, per non tornare sull'immigrazione, il governo 20 miliardi di euro, una cifra spropositata, l'ha trovata per salvare le banche che certo. Gli amici stessi del governo hanno portato in condizioni disastrose. Ora, quei soldi, ad esempio, usarli per le pensioni minime, per le situazioni di disagio, per dare una mano alle giovani coppie ad avere un futuro, a farsi una casa, a sostenere una famiglia. Visto che stiamo parlando, ne abbiamo parlato anche prima, per i terremotati, per quella situazione. Di mezzi. Un'altra cosa che grida vendetta sui terremotati sono i 28 milioni degli SMS lì bloccati per questioni tecniche di burocrazia che non possono essere usati
per la burocrazia di questo paese e verranno usati nei prossimi mesi. Cioè, serve una commissione subito, ma... per stabilire come utilizzare questi soldi degli SMS, mentre la gente muore, no? E migliaia e migliaia, 30.000 persone sono attualmente al freddo. Silvia, e poi vado alle telefonate. Guarda, su Milano veniva citato prima l'aumento delle rette scolastiche, che è vero, abbiamo avuto ieri la commissione, 52 ci sarà. Euro in più a bambino, ma ragazzi, ammazziamo i vecchi, ammazziamo le famiglie che vengono mantenute dai nostri vecchi, peraltro, con queste nuove tasse, non è una roba di sinistra, 20.000 famiglie che hanno sto rincarico, no? Occhi, è una roba del sinistra. Anticipo... No, non voglio rubare la parola alla collega. No, ma tu che lo sai meglio. No, assolutamente. Infatti l'ho introdotto, io il ragionamento perché volevo dire peste corna, mica perché volevo dire viva la giunta che roba ha fatto bene. Lo so. Quando si pensa di tagliare 3 miliardi e mezzo, adesso non ricordo bene le cifre, però insomma non vorrei dire uno sproposito, ma insomma cifre consistenti, l'Italia chi è? Le famiglie. Cioè. E che cosa fai? E dall'altra parte dicono, ma noi daremo i buoni per gli anziani. I buoni per gli anziani... che hanno appunto magari la badante a casa, e i buoni per mandare i figli a scuola, i buoni per mandare i figli all'asilo, eccetera. Allora, trasformiamo i voucher, torniamo ai voucher, al buono, una volta che l'hai speso sono poi fatti tuoi, e in compenso aumentiamo le rette e tagliamo i posti dell'asilo, perché quello, l'altra misura che fa veramente rabbrividire è il fatto che si tagliano 200-250 posti negli asili, quelli convenzionati, che con tutto quello che possiamo dire del convenzionamento dei nidi e degli asili, però almeno quelli sono posti che se tagli o li dai tu come comune, lo dici, allora io sostituisco quelli con altri posti comunale, o altrimenti grida vendetta. Silvia. Cioè parliamo del nostro futuro, dei ragazzi... Anche le case vacanza poi. Certo, sì. E volevo però, una delle prossime battaglie che farò, ho già preparato la bozza di mozione, è inerente all'assistenza domiciliare per gli anziani e i disabili. Perché Roberto, devi sapere che questa cosa è molto divertente, l'ho scoperta recentemente. Cioè il servizio di assistenza domiciliare, primo non te lo scegli tu disabile, ma te lo dà il comune. Non hai la possibilità, come per esempio a Roma, di avere un tot di soldi e scelgo io se usarla per la badante che scelgo io, oppure la tua, della tua cooperativa. Perché magari io quei soldi li utilizzo meglio, no? No, invece no, devo prendermi per forza il tuo operatore della tua cooperativa che arriva a farmi dei servizi che magari per me non sono utili. Ma questi servizi, questa persona me li dà dal lunedì al venerdì. Cioè sabato e domenica il disabile cosa fa? Tipo Lazzaro, si alza e cammina e poi il lunedì ritorna diversamente abile. Come si fa a fare un servizio come quello dell'assistenza domiciliare disabili tarato dal lunedì al venerdì? Tant'è che ho saputo di una signora anziana, sto cercando tra l'altro di capire chi è per poi contattarti, a cui lasciano i panini il venerdì sera e di fianco al letto, è allettata, questa non ha parenti, e lunedì mattina ritornano lì. No, se mi dai anche gli estremi la vado. Sto cercando assolutamente di recuperare questa signora. È una roba che non sta né in cielo né in terra. Ma ti sembra una roba da... dei bravi ragionieri, ma vadano a farlo in chi non deve occuparsi di welfare, nelle strutture. Vai, sentiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, come si chiama? Ah, buonasera Roberto, sono Michele. Michele, prego. Qui siamo alle solite. Io penso che bisogna... smettere di parlare del problema degli immigrati e quel movimento che è il silenzio degli innocenti, fatto da persone meno abbienti, fatto da persone portatori di handicap, fatto da tutti i pensionati. E purtroppo alle volte qualche politico dice che i pensionati aiutano i giovani per tirare avanti la vita. Fanno sempre pensare che dopo tutto il pensionato non sta male, il fondo del discorso. Un pensionato lo sa, non è vero, il pensionato sta malissimo. Il pensionato era abituato a uno standard di vita in base alla sua pensione che era molto dignitosa. No, è chiaro, ti ringrazio, però va anche detto che sono tanti anziani che con la loro pensione si privano anche del pane per aiutare i loro figli, perché i figli non hanno un futuro, non hanno un lavoro. Poi per fortuna non sono tutti a 500 euro al mese, insomma, per fortuna. Certo. Quindi è chiaro che chi ha qualcosina in più probabilmente cioè, è in grado anche in più, di anche lavorato nipoti, versato, eccetera, eccetera. Ah, sì, no, infatti mica li ha rubati, non volevo. No, per dire. Sì, infatti. Pronto? Buonasera. Buonasera Poletti, ciao Roberto. Ciao, chi sei? Sono Carlo. Da dove? Da Milano. Prego Carlo, sì.
Allora. Vogliamo parlare una volta per tutte del sistema pensionistico che è destinato a saltare in aria? Cioè qui ci continuiamo a girare attorno. Io ho 62 anni, 37 anni di contributi erotti e andrò in pensione nel 2022. Sono senza lavoro, quindi lascio immaginare la mia condizione. Ma con questo non voglio fare del vittimismo perché non è nel mio carattere. Cioè qui dobbiamo ragionare su una cosa. Quale futuro vogliamo dare a questo paese? Quale sistema di welfare lo vogliamo ancora se riusciamo a tenerlo? Perché visto che siamo un paese che non cresciamo, che abbiamo un debito pubblico alle stelle, visto che le industrie ormai hanno delocalizzato, visto che il sistema è completamente fermo del sistema produttivo e nessuno si prende la briga, tranne di fare un referendum sulla Costituzione che era una pagliacciata, di fare un Jobs Act che non solo ha spaccato in due il sindacato che non esisteva già più, ma ha spaccato in due anche i padri con i figli, perché hanno messo in contrapposizione la vecchia generazione con la nuova, perché io sono stato sbattuto fuori assieme ai miei colleghi, perché all'azienda gli costavamo troppo, col nostro stipendio ne poteva in teoria assumere tre persone. Allora qui usciamo da una logica abbastanza stupida e perversa, o veramente ci mettiamo insieme a cercare un futuro per questo paese, o altrimenti qui non usciamo più. L'unica persona che ci dà da fare tra quelle persone che vedo lì è quella brava ragazza della Sardone che è sempre costantemente sul territorio e cerca di mettere tutta la sua capacità in un insieme di cose. Ma se noi non prendiamo esempio e non cerchiamo di uscire da una logica partitistica e di questo tipo, veramente la questione, questo paese non può andare più avanti. Ti ringrazio. Hai fatto un complimento alla Sardone perché evidentemente frequentate gli stessi territori. Siamo svantaggiati, è l'unica. Ti assicuro che anche gli altri sono sul territorio e magari frequentano Milano. Prego. No, perché questo ragionamento è interessante che ha introdotto l'ascoltatore, perché le politiche economiche che si sono evidenziate in maniera più eclatante dopo Monti, ma che nella sostanza erano anche prima Giovanni, ti fermo presenti. Un attimo perché devo correre in redazione a Libero da Pietro Senaldi. Buonasera Pietro, perché in questi minuti è nervoso che deve, alzatemi l'audio di Pietro, che deve chiudere il giornale. Quindi mi racconta in due parole che cosa c'ha in pagina domani. Beh, allora, noi ovviamente come tutti comanda il terremoto, comanda la slavina, il salvataggio miracoloso dei bambini soprattutto e anche di questo cuoco che ha dato l'allarme e che si era appellato a Dio ieri sera, ha detto solo Gesù può salvarmi e insomma è viva tutta la sua famiglia. E nella tragedia il fatto che si siano salvati i bambini chiaramente è una buona notizia, è una notizia rasserenante per quanto della tragedia. E poi ovviamente abbiamo in pagina, continua la nostra campagna su MPS e abbiamo scoperto che lo Stato risarcisce chi ha speculato su MPS con i soldi dei cittadini e questo risarcimento ci costa 1 milione di euro al giorno. Quindi da un mese sono partiti i risarcimenti che non sono a chi ha perso i soldi, ma sono a chi ha speculato e poi ovviamente chi ha speculato su MPS e ha perso i soldi, ma in virtù di una speculazione e comunque viene risarcito con il denaro dei risparmiatori. E poi noi diciamo benvenuto Donald Trump, insomma, no? Oggi è stato il discorso di insediamento, ha fatto un discorso da leader nazionale ovviamente, ha detto l'America viene prima, quindi non certo l'Italia, però insomma il fatto di un presidente che metta i propri cittadini e i propri elettori al primo posto per noi è una cosa da segnalare e da accogliere positivamente, anche se questi cittadini non siamo noi per una volta. Siete apertamente tifosi di Trump, Pietro, no? Pietro, non ti sento più, Pietro.
un'antitasse, una persona, diciamo così, che vuole porre un freno agli eccessi della globalizzazione, agli eccessi della finanza, che non è, diciamo, per la libera circolazione dei clandestini per il mondo, e quindi ha parecchi, che è per la difesa dei lavoratori, che è per la difesa dei cittadini che abitano le nazioni, e quindi, per quanto magari non ha modi particolarmente eleganti, per quanto qualcuno lo possa anche ritenere per certi versi discutibili, noi lo riteniamo senz'altro migliore della Clinton che lui ha sconfitto, e aspettiamo con una certa curiosità e anche con un pizzico di speranza che lui inizi il mandato. Certamente peggio di Obama non può fare. Allora Pietro, ti ringrazio, io aspetto sempre di vedere quelle piante spuntare dietro di te come per magia, evidentemente. Ho seminato, cresceranno. Ecco, dipende cosa hai seminato, perché sai che a Milano portano avanti anche un altro tipo di semina, ma non mi sembri il tipo. Tra l'altro vai anche ad acqua, per cui va bene così. Il peggio del peggio. Grazie Senaldi, buon lavoro a Libero. No, mi fa piacere appunto a che voi, Libero. Buona serata. Grazie. Mi fa piacere che Libero ci dica stasera che Trump è un comunista. Perché potere al popolo, no? Quel titolo che ha messo lì, insomma, già il titolo. Poi ha fatto un elenchino delle cose che questo Trump, realmente è che il, Trump è il vorrebbe fatto ridare il potere, eh? Al popolo. No. Il fatto, beh, non so, pensavo fosse il libro. No, scusa, no, questo non è il titolo del fatto. Quello che volevo dire, ricordare appunto, siccome si è parlato di finanza, che Trump vorrebbe meno finanza, eccetera, che nel suo governo ha più membri di Goldman Sachs di qualsiasi altro governo precedente, ma che uno potesse immaginare. Ricordiamo a tutti che Goldman Sachs è quello che ha mandato, come dire, in rovina l'economia americana e mondiale, e ce li ha tutti lì, ce li ha portati in casa. Quindi se questo è contro la finanza e che vuole moderare il potere della finanza, mi sembra una però scelta piuttosto infelice. No, ma siccome ritorno lì, nel senso che Trump ha detto che vuole eliminare la riforma sanitaria che aveva fatto Obama, che guardate è un'assicurazione privata, più o meno privata, cioè niente di paragonabile alla nostra da un punto di vista della sanità, eppure la vuole eliminare. Perché la vuole eliminare? Perché vuole tornare all'assicurazione tutte private, cioè lo Stato non deve metterci niente. La stessa logica viene usata, è usata da Monti, è stata più eclatante nei governi che sono succeduti da Monti e Silvio Renzi, e neanche questo qui smentisce. Sanità, pensioni e scuola sono i tre settori che vanno privatizzati e quindi vanno colpiti. Si è partita dalle pensioni, la sanità vediamo quale difficoltà è. Perché? Perché sono gli unici settori in cui i privati possono ancora pensare di guadagnare, sulla nostra pelle naturalmente. Perché siccome la crisi che è subentrata era una crisi di sovrapproduzione e la gente non ha più i soldi per comprare un bel niente, per cui non sa più come fare a guadagnare, gli unici settori invece in cui è possibile ancora guadagnare, quindi le grandi finanziarie, le grandi assicurazioni, coloro che i miliardi ce li hanno sul serio, eccetera, hanno questi tre settori. E i governi che sono succeduti, col voto anche della destra e non soltanto appunto della cosiddetta sinistra del Partito Democratico, hanno appoggiato sino ad ora. Quindi fatevi un'autocritica ogni tanto almeno, dicendo che quelle robe lì, che quelle robe lì. Ma io non ti preannuncio che con occhi puoi ragionare, poi ti arriva la Malpezzi e non so dove andremo a finire. Dalle 21 in avanti, Iceberg su Tele Lombardia. Vai. Ma dunque, Trump è stato votato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto in America, e dato che il numero di poveri è aumentato in maniera esponenziale con Obama, da moltissime persone in difficoltà economiche, perché ricordiamo che l'America è stata colpitissima dalla crisi. Quindi io immagino che Trump andrà a mettere in campo tutti quei provvedimenti per aiutare le fasce più deboli. Dall'altro lato, ha visto che l'immigrazione, così come era gestita fino al giorno prima, non era qualcosa che poteva essere portata avanti in quel modo, e quindi ha dato delle linee chiare che sono convinta porterà avanti. Comunque ragazzi, oggi c'è l'insediamento
diamogli un tempo, cioè adesso non dico di dargli 5 mesi, ma neanche giudicarlo al momento dell'insediamento mi sembra quantomeno eccessivo. Per ora noi possiamo solo prendere atto del voto degli americani e sinceramente, dato che non abitiamo lì, se la maggior parte degli americani ha deciso che Trump era migliore della Clinton, a parte che io avrei sicuramente tra i due votato Trump, con tutti i limiti che ha Trump, nel senso che comunque nella forma non è proprio così facile da votare, ecco, mettiamola così. Ha fatto delle affermazioni forti anche nei confronti delle donne, cioè non è proprio una persona che tu voti convintamente. Io in realtà non avrei votato bene né uno né l'altro, ma tra i due il meno peggio secondo me tra Clinton e Trump era sicuramente Trump. Poi vediamo i tipi andiamo di andiamo un attimo al telefono, no. 0238602359, pronto? Pronto? Buonasera. Da Milano Franco. Non ho capito. Da Milano Franco. Franco. Da Milano Franco. Franco, ecco. Franco da Milano. Prego, Franco. Franco, io no, ragazzi, dalla regia riuscite a sistemarmi l'audio di Franco perché io lo sento male. Franco. Sono io che ho il mal di gola. Ah, è lei che ha il mal di gola, allora assolve i miei tecnici, meno male. Come chi? Basta che non rompa le scatole ai cinesi, no? Bravi, bravi. I cinesi. I cinesi. Se rompa le scatole ai cinesi, andiamo tutti nei guai. Ah. Che Trump non rompa le scatole. Sì, sì, nel sì. Senso che ha ragione, ci fa fuori a sberle. Cina, quanti sono? Una sberla per uno abbiamo. Ma Trump più che altro sta pensando di avere per, diciamo, grazie intanto, sicuri il raffreddore. Buoni rapporti con la Russia, che non era esattamente quello che Obama stava portando infatti, avanti. Quella è la cosa positiva per cosa, noi, esatto. Perché io mi ricordo, io ho visto tutti i dibattiti tra la Clinton e Trump. Ma scusa, stavo allora fino non alle 4 mai, del te ascolti tutto, vedi tutto. Quando lavori? Vabbè, no, andavo a letto alle 4, mi svegliavo presto con due occhiaie che mi arrivavano qua, però era un momento storico, no? E poi essendo appassionato stavo su. Io tutti non li ho seguiti, io ho dormito un pochino. Perché a parte, vabbè, era un livello basso effettivamente tra i due candidati, però io avevo questa simpatia, ce l'ho tuttora per Trump, ma per un semplice motivo, perché parla e dice cose capibili dalle persone e dalla gente. E soprattutto da cittadino milanese, lombardo, eccetera, quando mi parla di rapporti più distesi con la Russia di Putin, io non posso che essere contento, perché in una situazione da neo-guerra fredda che si stava andando a prospettare con la Clinton, noi in Italia e in Europa avremmo avuto solo da perderci. Poi ha avuto, in questi giorni, ha criticato l'Unione Europea, ha detto che l'Unione Europea è schiava della Germania. E cosa ha detto Di Maio? È stato criticato da tutti, è la verità. La Germania ci ha fregato con questa Unione Europea, è stata costruita sulla Germania. Ho capito dove vuoi. Pronto, buonasera. So che Poletti non mi può far parlare. E per quale motivo Poletti non la vuol far parlare? Perché sono Carlo. Volevo esprimere un giudizio. Mi scusi, ma in Inghilterra? Ma scusi, no, perché Carlo? Scusi, cosa che cazzo quello c'è? Di prima. Io non l'ho fatto. Posso dire un pensiero su Donald Trump e un futuro cosa ci può prospettare questo avvento della nuova era americana? E lo dica, no? Allora, l'elezione di Trump può essere letta in due o tre dimensioni. Sì, ma è un quest'uomo pensiero qui, breve. Sì, il problema è che quest'uomo qui non è un politico, ma è qualcosa di diverso. È uno che viene dalla cultura industriale, alla quale il sociale non è che ne abbia tanto, anche se lui si è detto in campagna, ha detto in campagna elettorale cose che hanno fatto presa sull'elettorato. Va bene, grazie. Io non ho capito perché non la facevo parlare, ma forse ci avevo un po' ragione. No, ma è una telefonata per volta, forse intendevo. Sempre 0238602359. Sì. Fammi sentire questo, no, che non c'è di nuovo lui. Pronto? Scherzo. Pronto, signor Fattuzzo? No. No.
No, no, lei chi è? Fattuzzo non c'è. Lei chi è? Non c'è. Non c'è. Se vuole però sui pensionati possiamo rispondere anche noi, signora. Che domanda ha? Ah, sì, sì, sono... Sei tu che sembri Fattuzzo. Sono io Fattuzzo. Maria. Diciamo Maria, forse sì, volevo chiedere solo una cosa. Ma tu hai scambiato occhi di rifondazione per Fattuzzo? Ma sì. Ho sbagliato il numero allora. Sarà da un'altra parte. Grazie. No, perché occhi di rifondazione e Fattuzzo, dai. No, diretti. Però di pensione ne capisco qualcosa. No, occhi ne capisce di pensione, ma fisicamente siete due robe diverse, dai. Se ricordo male, sì, però siamo tutti un po' vecchiotti, ma insomma. Sì, questo... la signora preferiva Fattuzzo, se ne faccio una ragione, mi dispiace, aveva altri gusti. Capisco. Ragazzi, ditemi però una roba, si sta parlando in questi giorni tanto, tantissimo, di questa storia della via da dedicare a Craxi, con Sala che apre all'iniziativa, Alfano da Mamet che dice giusto farlo, è l'anniversario della morte, ogni volta si parla di sta via a Craxi e tanti che sono eletti in comune per occuparsi di altro e abbiamo visto che ce ne sono di emergenze in comune a Milano o comunque di tagli preoccupanti che meriterebbero attenzione, stanno a parlare della via a Craxi. Voi come la vedete? Perché esce sui giornali? Questa è la ragione, è molto semplice. Allora, detto questo, vabbè, a me va bene, sono favorevole, non è quella la ragione, ma non penso che sia, non penso sia la priorità per Milano. Però lo dico, pare di sì, perché se ne... Cioè, no, gran fa notizia, parte degli eletti è più gossipara. Allora, capisci che ci sono 12 mozioni all'ordine del giorno lunedì, perché è il consiglio sulle mozioni. Sono tutte su teme uno più volate dell'altra, c'è quello del CIE, c'è il vigile di quartiere, c'è la chiesa ortodossa, c'è una serie di temi importanti, però nessuno di questi, se cammini per la strada, fa sì che la gente magari si fermi lì a leggere che cosa succede alla chiesa ortodossa, ok? Invece su Bettino Craxi è più gossipara come notizia, è più una cosa di cui se ne parla. Tant'è che tu delle 12 mozioni non è che stai qua a discutere della mozione sul CIE, ma chiedi giustamente, perché è più colorata come notizia, l'intitolazione della via Bettino. Detto questo, se vuoi la mia idea, non è sicuramente la priorità per Milano. Dopodiché va bene, diamogliela. Occhi. Okay. Beh no, io invece non gliela diamo affatto. Craxi è l'emblema di Tangentopoli, e cioè della corruzione della politica e della società e delle tangenti date per gli affari e per i lavori, dal Pio Albergo Triunzio in avanti. E ci manca solo che gli facciamo i monumenti, che gli diamo le medaglie. Che gli, e che gli... condannato alla fine per una roba che adesso è legale, no? Giusto no, per dire. No. Non stravolgiamo, la storia. Uno solo questo è un altro. Allora, siccome rubavano tutti, allora diamo le medaglie a tutti quanti. Era i finanziamenti benissimo. Partiti. Allora, dopo lui era. No, no. Permetti, però, io vorrei poter parlare, tu hai parlato, hai detto la tua e sei riuscita a dire che voterai a favore. Punto, questo l'abbiamo capito. Quindi adesso lascia dire anche chi vuole votare contro. Allora, tu noi voteremo. Sai, Paolo, non voti. Sì, ma chi non vota? Io personalmente, chi? Ma chi mi rappresenta, chi? Sì. Basilio Rizzo è il mio consigliere. Hai già deciso è proprio di votare contro Basilio Rizzo? Sì, sicuramente sì, lo ha già dichiarato e se non l'avessi dichiarato non ho nessun dubbio che lo farà. Allora, il problema è molto serio. Perché, ripeto, non è che siccome ci sono tanti ladri, allora diamo una strada a tutti i ladri di questo nostro paese. Allora non bastano le lui strade è stato di l'emblema, lui è stato l'emblema, però, di Tangentopoli. L'emblema di Tangentopoli. E l'ha pure difeso, appunto, come dicevi tu prima. Allora, non è possibile immaginare che gli diamo le medaglie, gli intitoliamo le piazze e gli facciamo i monumenti. C'è chi l'ha già fatto in giro per l'Italia, secondo me sbagliando. Milano, che era, siccome era milanese, non mi sembra proprio il caso. Tangentopoli è nata qui. Quindi, siccome Tangentopoli non è finita affatto, e se volete discutiamo di Expo, discutiamo della Fiera Milano, discutiamo di 'Ndrangheta e tutto il resto, allora voglio dire, non è che possiamo immaginare di fare un servizio al paese e alla città di Milano intitolando una via a Craxi, gli facciamo soltanto un dispiacere a tutti coloro che hanno subito anche da questo punto di sentiamo vista. Chi c'è e ripeto, linea, io non ho citato i socialisti, ho citato pronto, lui. Pronto, buonasera. Ecco, Franca Rame invece va bene, no? Sto ascoltando. Con adesso qualche sì. Rosso. Non mi risulta che signora, abbia rubato niente si nessuno, chiama? Signora. Allora, io chiamo sì, certo. Sì, come si chiama? Mi chiamo Giuliana. Gigliola, noi abbiamo parlato di molte cose, tra cui della proposta
di intitolare una via a Craxi. Lei come la vede questa storia qui? Io la vedo. Cioè? Vi devo dire una cosa. Sì, dica. Siccome io già quando avevo 7 anni non avevo le idee di sinistra, vivendo in una famiglia di sinistra, quindi capirà come io, come lei mi innervosisce quel signore lì che bla 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 bla. Perché oltretutto Tangentopoli è nata per mettere a freno un certo tipo di manomissione del denaro, chiamiamola così. Però che stranezza, il Partito Comunista è intonso, è limpido come una vergine, e quindi quel signore lì è meglio che taccia. Zitto Mosca, si ricorda quel tale che è stato suicidato, che aveva dato una bella e grossa tangente? E quindi io ho buona memoria, sono come gli elefanti. Allora, certo, bisogna dire che Craxi è stato un grand'uomo, anche a difendere il come posso dire, il sovvenzionamento dei partiti, anche senza denunciarlo. Perché tant'è che la sua famiglia non è diventata ricca, non ha le ville a Cortina o chissà dove, mi pare di ricordare, vero? Come molti sindacalisti di mia conoscenza. Quindi per favore, quando si parla, collegare il cervello alle parole e sciacquarsi la bocca con la candeggina. Buona serata. È una signora democratica. Sì, sì, soprattutto evidentemente era molto vicina a Craxi. Il problema, rispondo se tocca a me, perché voglio dire che si è rivolta a me direttamente. Allora il problema, signora, è che io non nascondo affatto i tangentopoli che riguardava il Partito Comunista. Milano è stata la capitale dove sono finiti in galera anche quelli iscritti al Partito Comunista. Se volete vi faccio l'elenco, ed erano nelle giunte anche di sinistra di questa nostra città ed erano iscritti al Partito Comunista, e non mi riferisco soltanto al collettore che è saltato fuori ancora anche qui durante l'Expo, il famoso, no? Dice, ricordo che una corrente del Partito Comunista a cui capo, perché non si dice mai, era Napolitano, aveva dentro questa gente qui, erano loro, i miglioristi cosiddetti, non so se ve li ricordate. Signora, lei parla però con un comunista che di quella storia non c'entra niente. Io sono nato al comunismo dopo il 68 e quindi contro l'Unione Sovietica, in critica del Partito Comunista Italiano, e sono cresciuto in una scuola diversa evidentemente da quella che lei immagina. Io infatti non ho citato i socialisti prima, ho citato Craxi e i craxiani e i craxisti, o come li volete chiamare, si chiamavano riformisti, non so come si chiamavano. Io invece apprezzo centinaia e migliaia di socialisti che sono trovati invece col partito crollato, perché questo ha fatto quello che ha fatto, e ha fatto crollare un partito storico della sinistra italiana e ha lasciato per strade senza nessuna, come ma dire... Primo Greganti, lei la strada la darebbe? La intitolerebbe? Ma se te l'ho appena detto, di chi parlavo? Perfetto. Prima, ma capiscimi allora se non capisci l'italiano, non so, io non ho fatto favore, nomi, ma... Perché? Li faccio io i nomi. Brava. Mi spieghi invece perché è stata intitolata un parco a Franca Rame, nota per aver fermato per il Soccorso Rosso, Achille Lolo se lo ricorderà, no? Non è che proprio me lo ricordo solo io. Ma di giusto? Cosa sta parlando? La cronaca, cioè, se lo ricorderà. No, Franca Rame era famosa in Italia, in Italia, Milano e nel mondo, no, per le sue idee, soprattutto anche perché era una bravissima attrice. Ma di cosa sta parlando? Ma di che cosa sta parlando? Si è ammazzato lei quel corpetta sulla via Craxi. Ma non dica cose che non sta nel cervello. Siamo riusciti anche qua a parlare di 10 minuti di una questione a cui milanesi non frega nulla, se non... Che cosa c'entra la Rame? Ma cosa stai dicendo? Per favore, non firmò. Che cosa? La condanna a morte firmò. Ma cosa sta dicendo? Ma non dica cretinate. Ma non dica cretinate, e lei si meriterebbe di essere chiamata in tribunale per le cose che sta... E spero che suo figlio lo faccia. Spero che suo figlio lo faccia. E si vergogni di dire queste cose. Si vergogni di dire queste cose. Ma sì, va bene. Allora la denunceranno. Ci posta all'intitolazione del padre. Brava, certo. Perché quello che successe. Tutta per ideologia lo fa lei. Lei lo fa solo per quello, non per altro. Per colpa di gente come Franca Rame. Che cosa ho sottoscritto? Quale lettera? Che non era un santo, Calabresi? No, posso, anch'io ragazzi. La sottoscrivo. Secondo me non era un santo, e allora vuol dire che uno è complice di un omicidio. Ma lei sta scherzando? La storia
alla storia. Lei sta scherzando col fuoco, diverso. Ma per favore. Ma, vabbè, guardi, infatti, la storia infatti, della ragione a me non infatti abbiamo visto chi c'era al funerale. Vabbè, allora, no, va bene così, allora se sono benissimo. Comunisti vanno bene, possono fare le no, peggiori no, cose. No, 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 carissima mia, lei ha sbagliato okay. a capire. Lei fa il lei mi ha citato, lei mi ha citato Greganti che io ho appena condannato due secondi fa. Lei non ha capito. Lei prima deve ascoltare, prima di parlare. Ascolti quel che si dice, non parli per niente, non faccia scaldare l'aria per niente. Le cose giuste perdere, da quelle sbagliate, non le conviene, non le conviene con me comunque, sinistra, perché io non sto zitto neanche un secondo. Lei ha sbagliato okay. a capire, lei è ignorante della storia, è ignorante delle cose e oltretutto non capisce le cose che dico io. Ignorante della storia, le ho detto, non che ignorante. Brava, grazie, molto gentile. Io sempre le peggio. Che se lei, lei non mi deve garantire storia, niente. Lei deve imparare ad ascoltare le cose che si dicono Calabresi, e poi rispondere a tono. Risponda a quello che forse, ho detto. Ragione, mi dica lei, mi dica lei quello che ho detto io, visto che mi ha citato Greganti. Mi dica, e poi vorrei sentirlo anche dall'amico della Lega, dal collega della Lega, cosa pensa di Craxi, visto che è nata lì la Lega. Mi spieghi la ma io no, allora, ma io posso di Craxi. Sentiamone un terzo, così almeno. No, no, è brava. Sì, buonanotte, parli, adesso, si sciacqui la parlare bocca parlare 10 minuti su questioni che io penso che la gente a casa, a parte che non abbia capito nulla perché... No, no, ha capito su quello. Ah no, secondo me hanno capito che si sta parlando di una questione che interessa poche persone e quelle che interessano è perché ideologicamente sono schierate da una parte all'altra. Io dico la verità, prima che intitolare una via Craxi, che è una persona che comunque divide, poi è chiaro che se andiamo a vedere tutte le vie a cui sono state intitolate, troviamo quello, eccetera, ci sono delle cose, cioè per esempio io abolirei tutte le vie a Umberto I, tutte, le cancellerei tutte perché è stato un assassino, ucciso gente anche a Milano, e invece sono vie e statue anche a Milano per Umberto I e in tutta Lombardia. Però queste sono questioni veramente che interessano poco. Se dobbiamo, che però non c'è a Milano via Stalingrado, se dobbiamo pensare... Sesto c'è la via Stalingrado, ti pare? Sesto è la Stalingrado, ho capito, Nord. Di finire un discorso, almeno a questo. Se dobbiamo, secondo me, intitolare le vie, io non so se a Milano c'è via Giorgio Gaber, non so se a Milano c'è via Iannacci, non so se c'è via Mazzarella, grande comico milanese. Cioè, pensiamo alla gente che ha fatto grande Milano anche dal punto di vista culturale e non tirare fuori Craxi in questa... Tra l'altro in questo momento veramente, cioè, che è venuto fuori la notizia si è legata anche al fatto che Alfano era giù ad Amamet a commemorare Craxi nel giorno della tragedia giù in Abruzzo. Cioè, un esempio di coerenza. Dopo sono venute fuori anche le polemiche su Salvini, che è andato per me ha fatto bene andare Salvini in Abruzzo, mentre Alfano, che è il ministro, era ad Amamet da Craxi a commemorare Craxi. Per cui ragazzi, per me sono questioni che accendono il fuoco di chi ha già un'ideologia o di chi l'ha vissuta. Oggi non interessa molto e oggi se dovessi intitolare una via la intitolerei a quelle persone che ho detto prima. Grazie. Gaber, Iannacci. Condivido, condivido. Grazie ad Alessandro Corbetta della Lega Nord. No, no, io Gaber è una piazza gli darei. Grazie a Silvia Sardone di Forza Italia che rivediamo tra poco su Tele Lombardia. Oh, speriamo che... sia sopportabile il clima. Lei riesce a gestire la Malpezzi? Sta tranquilla, dice cose sensate? Se dice cose sensate, siamo tranquilli. E ringrazio, io qualcuno del PD che trova cose che dice, vabbè. Ringrazio Giovanni Occhi di Rifondazione Comunista. Grazie a tutti voi. Grazie. E a presto. Buonasera.